Eikma, Mister Elmo e Bimota. Bertelegni, Andrea Bertelegni si occupa del marketing, ha fatto uno sforzo per salire sul coso perché lui è basso e comunque adesso ce l'ha fatta, l'ho fatto recuperare un po' fisicamente ed è pronto per parlarci di Bimota, tutte le attività, soprattutto della BB3 qua dietro, che è una cosa nuova e bellissima. Dimmi due cose della BB3, Due cose della BB3, 193 cavalli, 179 kg, carbonio, magnesio ovunque, alluminio decavato dal pieno, forcione decavato dal pieno, codone portante in carbonio, vado avanti, io ne ho per 10. Questa è tutta definitiva o c'è qualche cosa da... Questa è definitivissima, sta già facendo strada, sta facendo i chilometri, questa è la numero 2, la 1 è quella che sta facendo i chilometri su strada, saremo pronti tra marzo-aprile con la prototipazione e da maggio siamo in consegna in tutto il mondo. Avete prenotazioni, interessi, richieste già precise, estero, dove, quanti più o meno? E c'è stato un interesse veramente esplosivo su questa moto e su Bimota in generale dopo il cambio di proprietà, che è stato veramente un toccasana per tutto questo tipo di ambiente, e sicuramente abbiamo una richiesta molto eterogenea anche di nuovi mercati, di mercati emergenti anche negli Emirati, negli Stati Uniti, sono mercati che si stanno rifermando proprio su questa moto, quindi questa moto è stata proprio la più accettata di tutte e dai feedback che abbiamo noi potrebbe essere veramente una delle regine della fiera. Senti, la nuova proprietà, cosa porta a Bimota? A parte ovviamente capitali freschi, voglia di fare insomma imprenditoria insomma in maniera più strutturata eccetera, però c'è bisogno di un'attenzione particolare per un cliente che spende dei bei soldi, giustamente, sì, però che secondo me bisognerebbe gestire meglio dal punto di vista dei bisogni, delle necessità, delle coccole. Sì, Gian, te la diamo la moto. Quello che volevamo dire... No, quelli i giornalisti, i clienti. No, allora, la nuova proprietà sicuramente ha portato un'iniezione di entusiasmo, di energia, di vitalità, di passione soprattutto, perché i nuovi proprietari sono prima di tutto appassionati di moto e di motori. Tu hai avuto ieri modo di conoscerli, sono persone che amano le moto e Bimota prima di essere imprenditori. Questo è importante perché Bimota è un marchio che non può vivere di margini, di business plan, non può vivere solo di quella, ha bisogno di passione, di cuore, di gente che fa le nottate per finire le moto perché vuole arrivare in pista con la moto perfetta per i test, quindi questo tipo di passione, e in Bimota finalmente è tornata questa passione e sicuramente questo ci sta dando una fortissima spinta per il futuro. E quindi ci sono tutte le iniziative per i clienti che voi avete già fatto anche quest'anno, cioè per far sentire una specie di famiglia, no? Insomma, vuol dire chi ha la fortuna di fare moto di nicchia e avere un numero di clienti ben definito li deve trattare bene, no? Noi vogliamo coccolare i nostri amici, sia chi ha già una Bimota, che sono clienti importantissimi perché hanno già una nostra moto e quindi vanno coccolati al massimo, sia chi potrebbe diventare un bimotista e quindi avere con noi una moto. Chiaramente queste sono tutte argomentazioni che andremo a sviluppare nel tempo, in questo momento le stiamo solo enunciando perché la proprietà è cambiata il 10 di settembre, quindi abbiamo bisogno di qualche tempo. Con l'anno nuovo però arrivano un sacco di attività, non ti nego che stiamo lavorando per riportare Bimota in una giornata, in una pista in modo esclusivo, per fare una festa con tutti i bimotisti di ieri, di oggi e quelli di domani. Che è una cosa che non si fa più, quindi tornate a fare le cose, un consiglio, tornate a fare le cose vecchie che sono quelle che una volta ti facevano appassionare ad un marchio. L'invito è questo perché ormai c'è sempre freddezza, concessionari, numeri, reti vendita, sconti e basta. È vero che ci sono difficoltà economiche, però alla fine la moto è quasi un sogno più che, voglio dire, quindi è anche bello coltivarselo bene. Ma noi cerchiamo di coltivare la passione e di dare valore alla passione di ognuno. I soldi sono importantissimi perché ti permettono di avere oggi la moto e di fare tutte le tue attività, però devono essere un mezzo, non deve essere il fine. Il soldo, il mezzo per comprare la Bimota ci deve essere, poi una volta che c'è la Bimota però non è che la moto è stata comprata e il cliente, ok, ciao, è stato bello, ci vediamo quando la vendi. Il bimotista non vende la Bimota, il bimotista compra una moto oggi, magari fra 10 anni ne compra un'altra, non è un bimotista che ogni anno cambia moto, quindi va mantenuto, coccolato, viene in pista con noi, si diverte, adesso ha la possibilità addirittura di correre in pista con i proprietari dell'azienda. È un'attività che veramente, se ci pensate, è incredibile, non credo ci sia un'altra casa di motociclette al mondo dove il cliente con la sua moto gira in pista col presidente della fabbrica, col vicepresidente, col direttore commerciale. È una cosa troppo particolare che fortunatamente Bimota riesce a fare oggi. Senti, questa intervista è andata tutto sommato bene, non rischi di essere licenziato come quella che abbiamo fatto l'anno scorso, però adesso noi possiamo chiudere, ti aiuto a scendere oppure è una cosa che riesci a gestire da solo? Guarda, ho fatto un corso proprio per saltare su questa scala, non si è visto ma c'era la scala per salire, quindi se chiudiamo io prendo la scala e scendo perché è un po' di vertigini. Saluta, qua. Che questi qui stavolta non ti cacciano per le interviste che hai fatto con me. Ciao.